Castiglio Infibocchi colorato dalla carovana degli spisti in sella per il Vesparezzo 2021. Il borgo è stato infatti scelto come traguardo del 20° raduno nazionale dell'amatissima Due Ruote organizzato dal Club Aretino. Dopo un anno di fermo, il Vespa Club ha cercato e provato di riproporre il proprio raduno, sperando in una massiccia partecipazione, e quello diciamo che è stato. Non è i nostri grandi numeri, ma comunque un buon sostanzioso numero di vespe che hanno partecipato, e specialmente hanno partecipato da tutta Italia. Centinaia i partecipanti all'evento, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, che ha preso avvio dal Prato ad Arezzo. Dopo la sfilata e il giro turistico per le strade della città, i vespisti hanno lasciato il capoluogo ed attraversato Ponte Buriano per raggiungere infine l'antico borgo valdarnese. È un raduno di sportivo, di cultura, di costume, ma anche di innovazione, perché io partecipo oggi grazie alla gentile concessione da parte del Vespa Club di una Vespa elettrica, che magari per qualche purista sarà un po' come una bestemmia, però è bello questo connubio tra tradizione e innovazione, quindi tutti questi aspetti fanno parte di questa giornata. Dobbiamo ringraziare le due amministrazioni, questo connubio tra Arezzo e Castiglion Fibocchi, le quali ci hanno dato l'opportunità di far valorizzare il territorio di Arezzo e di Castiglion Fibocchi.